Lo sapevi che esistono tanti tipi di rughe? Ed in base ad una classificazione che ti spiegherò tra poco è possibile scegliere il trattamento più adatto? Sono il dottor Vito Santoro, medico estetico ad Ancona presso lo studio del dottor Luca Grassetti e oggi ti voglio spiegare questa classificazione che può esserti utile per avere consapevolezza di quali trattamenti di medicina estetica ti stanno proponendo. Prima di parlarti di questo fastidioso inestetismo ti chiedo di rimanere fino alla fine perché vedremo insieme il caso di una paziente che ha avuto un bellissimo risultato attraverso la combinazione di più trattamenti. Il primo tipo di ruga è definita ruga lineare e deriva dalla contrazione ripetuta di alcuni muscoli, ad esempio il muscolo frontale che contraendosi evidenzia le rughe appunto dette frontali. Il secondo tipo di ruga deriva dall'avanzare dell'età, si chiama ruga glifica e deriva dall'esposizione solare ripetuta con un sovvertimento dell'architettura strutturale della pelle e quindi con un andamento più casuale rispetto a quelle mimiche. Terzo tipo di ruga è definito grinza o piega da sonno ed è dovuta al ripetuto appoggio della testa sul cuscino con una formazione di ruga da prima reversibile che poi diventa permanente. Il quarto tipo è definito increspatura ed è più frequente a livello delle braccia, delle gambe e dell'addome ed è dovuto alla perdita di elastina, quindi di elasticità, di tono elastico della pelle che viene quindi a formare delle pieghe simili a quelle delle dune di sabbia nel deserto. L'ultima tipologia è definito plica, non è una ruga vera e propria ma è più che altro il blocco da parte di alcuni legamenti veri dei tessuti verso il basso, ad esempio le pliche nasolabiali e le pliche della marionetta. Se questo video ti sta piacendo, ricordati di mettere like e di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui nuovi contenuti. Passiamo ora ai trattamenti. Perché ci sono diversi tipi di trattamenti? Come abbiamo visto, è l'origine della ruga che richiede un trattamento specifico. Le rughe mimiche ovviamente beneficeranno di un trattamento di miomodulazione con tossina botulinica. Andando quindi ad indebolire leggermente la contrazione del muscolo, anche le rughe sovrastanti saranno meno evidenti. Per le rughe glifiche e per le grinze sono più indicati i trattamenti di rigenerazione tissutale, quindi biostimolazioni, oppure un riempimento volumetrico se il cedimento è più marcato con dei filler specifici a seconda della zona da trattare. Se il cedimento è più importante e coinvolge anche l'elastina, cioè la componente elastica della pelle, bisognerà effettuare dei veri e propri trattamenti bioristrutturanti che vanno non soltanto ad idratare i tessuti ma anche a ripristinare la matrice dermica e l'elastina che va a mancare. Sono dei trattamenti iniettivi che consentono di migliorare l'elasticità e di aumentare la produzione di elastina. Per il trattamento delle pieghe non sempre è indicato riempire per non avere questo effetto. È più indicato spesso riposizionare correttamente i tessuti che hanno quindi subito un cedimento verso il basso con un riposizionamento attraverso ad esempio i fili di trazione dei compartimenti adiposi superficiali delle guance. In questo video abbiamo parlato di come si formano le rughe e di come vengono classificate e di quali trattamenti sono più specifici in base al tipo di ruga. Ed ecco finalmente il caso della paziente di cui ti ho parlato a inizio video. Vedete, abbiamo trattato le rughe della fronte con la tossina botulinica, le rughe della guancia con un protocollo di biostimolazione ed infine abbiamo ripristinato i volumi ed alleggerito le pliche con un trattamento bioristrutturante. La combinazione di più trattamenti è sempre l'arma vincente per avere il risultato il più soddisfacente possibile, perché una singola seduta spesso non è sufficiente a garantire il risultato ottimale. Seguici per avere altri contenuti simili a questo di medicina estetica, rigenerativa e preventiva. E ti lascio con questi due video che forse possono interessarti.